Mercoledì della seconda settimana del Quaternio. Consacriamo tutto di noi a Dio ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra. Buongiorno a tutti, ci siamo appena collegati con il sito internet della Basilica di San Francesco di Assisi che sta trasmettendo in diretta le lodi che si celebrano in Basilica. Il sito internet della Basilica riprende in diretta le lodi e le posta sulla propria pagina Facebook. Noi riprendiamo la diretta dalla pagina Facebook del sito internet della Basilica di San Francesco di Assisi e ritrasmettiamo in diretta ai nostri amici di Facebook. Lo stesso faremo alle ore 7:10, 7:15, quando sempre il sito internet della Basilica riprenderà in diretta la Santa Messa che sarà celebrata in Basilica e noi riprenderemo quello che posta il sito internet della Basilica sulla sua pagina Facebook e lo rimanderemo in diretta ai nostri amici di Facebook, perché per noi la Santa Messa è la mensa virtuale del Signore che si ripete giorno dopo giorno, ora dopo ora, istante dopo istante della vita. Auguriamo a tutti una buona partecipazione alle 12 ore alla Santa Messa più tardi. Un pensiero particolare va a tutti coloro che soffrono per il coronavirus in Italia e nel mondo, soffrono malattie, infermità, fame, sete, povertà. E ancora un pensiero, una preghiera particolare va per i nostri frati della Chiesa di Cristo Re di Martina Franca che hanno vissuto il Covid e stanno uscendo dalla quarantena e speriamo che ritornino il più presto possibile alla loro vita pastorale. Egli otterrà benedizione. Buona giornata a tutti. Signore. Giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Otterrà tutta la tua madre, levate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. O terra tutta acclamate al Signore, servite il Signore nella gioia. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. O terra tutta acclamate al Signore, servite il Signore della gioia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O terra tutta acclamate al Signore, servite il Signore nella gioia. Cristo sapienza eterna, onacci di gustare a tua dolce amicizia. Angelo del Consiglio, guida e proteggi il popolo che spera nel tuo nome. E tu la nostra forza, la roccia che ci salva dagli assalti del male. A te la gloria e il regno, la
potenza e l'onore, nei secoli, nei secoli. Nell'intimo soffriamo aspettando la redenzione del nostro corpo. Ho detto veglierò sulla mia condotta per non peccare con la mia lingua. Porrò un freno alla mia bocca mentre l'empio mi sta dinanzi. Sono rimasto quieto in silenzio, tacevo privo di bene. La sua fortuna ha esasperato il mio dolore. Ardeva il cuore nel mio petto. Al ripensarci è divampato il fuoco. Allora ho parlato. Bellami, Signore, la mia fine. Quale sia la misura dei miei giorni? Che sappiamo dire, che hanno sempre il Facebook, lo stesso faremo allora se ti sento un quarto. Vedi, pochi palmi hai misurato i miei giorni, che sarà celebrata la mia esistenza davanti a te. Prenderemo quello che posta il sito internet della Basilica sulla sua pagina Facebook per rimanere in diretta nostra. Come ombra e nuovo la Santa Messa al mezzo del guardo del Signore che si ripete il giorno dopo il giorno con un istante lo cristallo della vita. Copriva tutto con la partecipazione del mondo ora la Santa Messa dei tardi. Un pensiero particolare va a tutti che soffrono del coronavirus in Italia e nel mondo, soffrono malattie, infermità, fame, sete, povertà. E ancora un pensiero una parola particolare per i nostri frati della Chiesa di Cristo e di Martina Franca che hanno vissuto. Nell'intimo soffriamo, aspettando la redenzione del nostro corpo. Ascolta la mia preghiera, Signore, non essere sordo al mio pianto. Ora che attendo il Signore? Te è la mia speranza. Liberami da tutte le mie colpe. Non rendermi schiavo dello stolto. Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci. Allontana da me i tuoi colpi. Sono distrutto sotto il peso della tua mano. Castigando il suo peccato, tu correggi l'uomo. Corrodi come tarlo i suoi tesori. Ogni uomo non è che un soffio. Ascolta la mia preghiera, Signore. Porgi l'orecchio al mio grido. Non essere sordo alle mie lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri. Togli il tuo sguardo che io respiri, prima che me ne vada e più non sia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascolta la mia preghiera, Signore, non essere sordo al mio pianto. Fiorente come un olivo, chi si abbandona in Dio? Perché ti vanti del male, o prepotente nella tua malizia? Ordisci insidie ogni giorno, la tua lingua è come lama affilata, artefice di inganni. Preferisci il male al bene, la menzogna al parlare sincero. Ami ogni parola di rovina o lingua di impostura. Perciò Dio ti demolirà per sempre, ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda e ti sradicherà dalla terra dei viventi.
vedendo i giusti saranno presi da timore, e di lui rideranno. Ecco l'uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, ma confidava nella sua grande ricchezza, e si faceva forte nei suoi crimini. Io invece, come olivo verdeggiante nella casa di Dio, mi abbandono alla fedeltà di Dio, ora e per sempre. Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato. Spero nel tuo nome perché è buono davanti ai tuoi fedeli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio e ora è sempre. E i secoli dei secoli. Io renderò l'uomo vivo chi si abbandona in Dio. L'anima mia spera nel Signore e aspetto sulla sua mano. Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Ci sono stati anche falsi profeti tra il popolo, come pure ci saranno in mezzo a voi falsi maestri che introdurranno eresie perniciose, rinnegando il Signore che li ha riscattati e attirandosi una pronta rovina. Molti seguiranno le loro dissolutezze e per colpa loro la via della verità sarà coperta di improperi. E la loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna è già da tempo all'opera e la loro rovina è in agguato. Io infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio. Non risparmiò il mondo antico, ma tuttavia con altri sette salvò Noè, banditore di giustizia, mentre faceva piombare il diluvio su un mondo di empi. Condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, ponendo un esempio a quanti sarebbero vissuti empiamente. Liberò invece il giusto Lot, angustiato dal comportamento immorale di quelli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta per tali ignominie. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e serbare gli empi per il castigo nel giorno del giudizio. Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Sorgeranno molti falsi profeti, faranno grandi portenti e miracoli, e inganneranno molti, ma dentro sono lupi rapaci. Dalle omelie attribuite a San Macario Vescovo. Una volta Dio, adirato contro i giudei, diede Gerusalemme in balia dei loro nemici. Così caddero proprio sotto il dominio di coloro che essi odiavano e si trovarono nell'impossibilità di celebrare i giorni festivi e di offrire sacrifici. Nello stesso modo, Dio, adirato contro un'anima che trasgredisce i suoi precetti, la consegna ai suoi nemici,
i quali dopo averla indotta a fare il male, la devastano completamente. Una casa non più abitata dal padrone rimane chiusa e oscura, cadendo in abbandono. Di conseguenza si riempie di polvere e di sporcizia. Nella stessa condizione è l'anima che rimane priva del suo Signore. Prima tutta luminosa della sua presenza e del giubilo degli angeli, poi si immerge nelle tenebre del peccato, di sentimenti iniqui e di ogni cattiveria. Povera quella strada che non è percorsa da alcuno e non è rallegrata da alcuna voce d'uomo. Essa finisce per essere il ritrovo preferito di ogni genere di bestie. Povera quell'anima in cui non cammina il Signore, e con la sua voce ne allontani le bestie spirituali della malvagità. Guai alla terra priva del contadino che la lavori. Guai alla nave senza timoniere, sbattuta dai marosi e travolta dalla tempesta andrà in rovina. Guai all'anima che non ha in sé il vero timoniere, Cristo, avvolta dalle tenebre di un mare agitato e sbattuta dalle onde degli affetti malsani, sconquassata dagli spiriti maligni come da un uragano invernale, andrà miseramente in rovina. Guai all'anima priva di Cristo, l'unica che possa coltivarla diligentemente, perché produca i buoni frutti dello Spirito. Infatti, una volta abbandonata, sarà tutta invasa da spine e da rovi, e invece di produrre frutti, finirà nel fuoco. Guai a quell'anima che non avrà Cristo in sé, lasciata sola, comincerà ad essere terreno fertile, di inclinazioni malsane, e finirà per diventare una sentina di vizi. Il contadino, quando si accinge a lavorare la terra, sceglie gli strumenti più adatti e veste anche l'abito più acconcio al genere di lavoro. Così Cristo, Re dei Cieli e vero agricoltore, venendo verso l'umanità, devastata dal peccato, prese un corpo umano e, portando la croce come strumento di lavoro, dissodò l'anima arida e incolta, strappò via le spine e i rovi degli spiriti malvagi, divelse l'olio del male, gettò al fuoco tutta la paglia dei peccati. La lavorò così col legno della croce e piantò in lei il giardino amanissimo dello Spirito. Esso produce ogni genere di frutti suavi e squisiti per Dio, che ne è il padrone. Io sono la vera vite, voi i tralci. Rimane in me e io in lui, fa molto frutto. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimane in me e io in lui, fa molto frutto. Tanta è la tua via, chi è grande come te, Signore? La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti. Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto. Mi ricordo di Dio e cerco. Medito e viene meno il mio spirito. Trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato e senza parole. Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani,
canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando. Forse Dio ci respingerà per sempre. Sarà più benevolo con noi. E forse è cessato per sempre il suo amore. Da la sua promessa per sempre. Può Dio aver dimenticato la misericordia? Aver chiuso nell'ira il suo cuore, e ho detto questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo. Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo, vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta. O Dio, santa è la tua via, quale Dio è grande come il nostro Dio. Tu sei Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra le genti. E il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, Giacobbe e di Giuseppe. Videro le acque, Dio, ti videro e ne furono sconvolte, sussurtarono anche gli abissi. Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono. Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo. La terra tremò e fu scossa. Il mare passava la tua via, poi i sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo, per mano di Mosè e di Aronne. Gloria al Padre e al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, e in secoli dei secoli. Santa è la tua via, chi è grande in te, Signore. Mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso.
costruiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, tizia il rito solo la base del suo luogo. Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede sussulta la terra. Monti fondono come c'era davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Egli annunziano la sua giustizia, i popoli contemplano la sua gloria. Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Ti prostrino a lui tutti gli dei. Ascolta, Sion, e gioisce, ma le città di Giuda, per i tuoi giudizi, perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra, tu sei eccelso sopra tutti gli dei. Diate il male in cui chiamate il Signore, che custodisce la vita dei suoi fedeli. Batterà dalle mani del Dio. Una luce si è elevata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegrati i giusti nel Signore, rendete grazie al suo santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Il Signore regna su la terra. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù.